Allora, in questo video voglio raccontare e promuovere un po' un progetto di cui faccio parte da tantissimo tempo, un progetto di vecchia data che in questi giorni abbiamo rispolverato, anzi in questi mesi abbiamo rispolverato, e sto parlando del gruppo di tuba ed euphonium della classe di tuba del Conservatorio di Salerno, anche se adesso oramai è una cosa indipendente, abbreviato TES, Tuba Ensemble Salerno. Allora, io sono Luca Esposito, sono principalmente trombonista, però da che ero piccolino ho sempre suonato anche eufonium. E qualche giorno fa abbiamo fatto un concerto ad Ottati, organizzato dal mio amico Antonio Sabetta con una collaborazione di un altro mio amico Matteo Coppola. Abbiamo fatto questo concerto appunto ad Ottati, dove dopo molto tempo abbiamo riproposto questo gruppo, questo ensemble. Allora, cosa dire? Questo progetto in realtà è di lunga data, è iniziato credo una decina di anni fa, nella classe di tuba del Conservatorio di Salerno. E iniziamo a fare questi concerti, andavo ovviamente con Leofonio, con l'idea di promuovere questi strumenti. All'inizio c'era un po' una logica tornacontista, cioè c'era un tornaconto, nel senso che non era economico. Però abbiamo fatto queste attività, questi concerti per far conoscere meglio questi strumenti, in particolare proprio la tuba, per facilitare poi magari l'iscrizione di ragazzi al liceo musicale o appunto al conservatorio. E quindi ci fu un periodo di intensa attività, penso dal 2013 e 2015, vabbè, intensa attività. Penso facevamo circa una decina di concerti in giro, e poi questa cosa è stata sospesa, è stata poi fermata per tanti motivi, ognuno ha le cose sue da fare, eccetera, eccetera. Ora, qualche mese fa, appunto, il mio amico Matteo Coppola ha organizzato una masterclass con il maestro Mario Bassotti, che è il tubista dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, e ha riproposto un po' il concetto dell'ensemble, quindi il concetto di fine masterclass, e quindi abbiamo fatto questo concerto. È stato molto interessante, abbiamo fatto al Mercato San Severino, comune della provincia di Salerno, e poi da lì diciamo è partita un po' la voglia di riproporre questo progetto, e quindi c'è stato questo concetto adottato. Magari ce ne saranno altri in futuro. Ora, se stai guardando questo video, sei già arrivato a questo punto, non è ancora durato tantissimo il video, il mio invito è che se hai la possibilità di organizzare un concerto in cui invitare questo ensemble, appunto per dare visibilità a questi strumenti, magari mi puoi contattare commentando appunto questo video, magari poi ci organizziamo. La missione è sempre la stessa, nel senso che noi ragazzi del TES, Tuba Ensemble Salerno, non abbiamo fini economici, nel senso che non ci interessa di essere pagati per il concerto, però ci interessa appunto dare visibilità e appunto avvicinare i ragazzi, perché quello che abbiamo riscontrato tutto in Campania, ma non sappiamo altrove com'è la situazione, però sempre meno ragazzi si appassionano a questi strumenti, quindi alla tuba e all'eufonium. Quindi vorremmo dare un risalto maggiore, vorremmo farli conoscere di più e, perché no, magari aumentare gli iscritti al liceo e al conservatorio. Ovviamente c'è una logica anche economica, perché molti insegnanti lavorano al liceo o al conservatorio, quindi avere le classi piene garantisce una continuità didattica, garantisce una continuità lavorativa, quindi è chiaro, nessuno fa niente per niente, non è che ci dobbiamo prendere in giro da questo punto di vista. Però ovviamente per quanto riguarda l'organizzazione del concerto, comunque presenta costi, presenta rotture di scatole, eccetera, eccetera, però nel caso che ti vada, abbia tu la possibilità di ospitarci, di farci fare un concerto, poi ci si può comunque organizzare. Ovviamente noi come ensemble, in passato sono capitate delle situazioni in cui in realtà ricevevamo un compenso, ma non è proprio una condizione indispensabile appunto per la re realizzazione dello stesso. Il concerto di per sé è stato molto, quindi andiamo anche nel lato dell'esperienza, quindi appunto del concerto. È stato uno dei migliori che mi ha fatto da quando esiste questo gruppo. Ovviamente, è vero che abbiamo fatto il repertorio, già lo conoscevamo per la maggior parte, abbiamo fatto solo pochi pezzi nuovi. Poi per fortuna abbiamo anche chi collabora per la scrittura dei pezzi, perché scrivere per un ensemble di sole tuba e sole eufonium non è proprio semplicissimo, è difficile proprio per le sonorità, perché sono tutte sul registro grave, poi l'eufonium può andare verso l'alto, però tutti questi suoni messi insieme è un effetto un pochettino
particolare. Gli arrangiamenti li cura per lo più Tania Curci, maestro e direttore d'orchestra e anche di orchestra di fiati. Un arrangiamento all'epoca lo faceva anche io, insomma, principalmente se li vede appunto Tania, poi abbiamo anche concerti di altre persone. E dice questo è stato uno dei concerti migliori, ma anche per. Anche perché rispetto a 10 anni fa noi come componenti del gruppo siamo tutti quanti comunque cresciuti, abbiamo fatto tutte le nostre esperienze, poi abbiamo avuto anche il maestro Giuliano Cerbalano che è fonico solista dell'esercito, insomma è stata veramente un'esperienza di qualità. Magari se vai sul Facebook e cerchi Matteo Coppola, ti faccio pubblicità sul profilo Facebook, vedi che ha caricato tutti i video del concerto, poi magari vediamo di caricarli anche sul canale YouTube. Che dire, quindi per questo video non mi sento di aggiungere altro, ci sarebbe un po' di particolare da aggiungere, però poi diventa un video troppo pesante, anzi magari vedo di farmi mandare, adesso mi è venuta l'idea, i video da Matteo e così magari vediamo di pubblicarli anche su YouTube per vedere un po' l'idea del progetto. Quindi per questo video è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video.